Lavorare il legno. Il legno è uno dei materiali più duttili da lavorare. Esistono legni morbidi e legni duri, e ciascuno esprime la propria bellezza durante la lavorazione. Quando sego in due un ceppo di pino appena abbattuto, il suo profumo mi porta dritto in paradiso. Lo stesso succede con gli aghi di pino. In passato masticavo la resina di pino ponderosa. Sì, proprio la resina che fuoriesce colando dall'albero e si secca all'esterno, sulla corteccia. Se riesci a trovare un pezzo di resina fresca, vedrai che sembra sciroppo. Ti si appiccica le mani e non riesci più a toglierla. Qualche volta però si rapprende come miele invecchiato. Così puoi masticarla. E il sapore ti fa diventare pazzo. In senso buono, naturalmente. Il pino è uno dei legni più morbidi, quindi risulta più semplice da lavorare e si trova facilmente. Da ragazzo costruivo tante cose con questo tipo di legno. Poi però iniziai a innamorarmi dell'abete di Douglas, un albero dalla venatura verticale. Quando vernici un pezzo d'abete di Douglas, la sua bellezza è così intensa da risultare davvero prodigiosa. Assemblandone due pezzi, inizi a capire di avere infinite possibilità. Con la pratica poi impari alcuni trucchi del mestiere. E come dimenticare Gunther, un falegname tedesco che non usava alcun arnese elettrico. Si presentava a casa mia con un kit di attrezzi che teneva in una stupenda cassetta di legno e portava sempre con sé. E Gunther, rimanevo a guardarlo, faceva un'opera di fino con il legno di abete di Douglas. Univa due assi e poi strofinava il vecchio pollice calloso sulla linea di giuntura e questa scompariva. Sembrava un numero di magia. I pezzi si incastravano alla perfezione. Gunther era un vero falegname. L'angolo dell'artista. Una mattina, in un mondo ideale, potresti svegliarti, prendere un caffè, finire la tua meditazione quotidiana e dire: bene, oggi andrò in laboratorio a lavorare una lampada. Ti viene un'idea, la vedi chiaramente, ma per concretizzarla hai bisogno di quello che io chiamo l'angolo dell'artista. Per esempio, può darsi che tu abbia bisogno di un laboratorio o di uno studio in cui dipingere, o di uno studio di registrazione, di una stanza con un computer per scrivere. È fondamentale averlo. Così, in qualsiasi momento, se ti viene un'idea, hai il luogo e gli strumenti giusti per realizzarla. Senza l'angolo dell'artista, tante volte hai l'ispirazione, l'idea, ma ti mancano sia gli strumenti sia il luogo giusto per realizzarla. L'idea rimane lì, ferma a marcire. Col passare del tempo scomparirà. Non le hai tenuto fede. È una cosa da spezzare il cuore. Il fuoco. Stare seduti davanti al fuoco è ipnotico, magico. Provo le stesse sensazioni con l'elettricità, il fumo e le luci tremolanti. Riflettori sul film. In una scena spesso l'unione fra l'ambiente e la luce denota un'atmosfera. Quindi, anche se l'ambiente non è perfetto, puoi sempre aggiustare le luci per renderlo tale, per fare in modo che esprima la stessa atmosfera dell'idea iniziale. La luce può cambiare un film e perfino un personaggio, da così a così. Adoro vedere le persone emergere dalle tenebre. Una storia vera. Non scrissi io una storia vera. Si trattò di una vera e propria deviazione di percorso per me, perché la storia si svolge in modo del tutto lineare. Poi però mi innamorai dei sentimenti contenuti nella sceneggiatura. Puoi benissimo innamorarti di una cosa già esistente, quindi, e non è tanto diverso dall'innamorarsi di un'idea. Hai un presentimento di come la storia potrebbe risultare, una volta trasposta in un film, e il presentimento ti indica la via da seguire. Gli eroi del cinema.
Sono un grandissimo ammiratore di Billy Wilder. Dei suoi film ne amo soprattutto due, perché riescono a creare un mondo tutto particolare. Viale del Tramonto e L'appartamento. Poi c'è Fellini, un'enorme fonte di ispirazione. Dei suoi film mi piacciono La strada e Otto e mezzo. No, in realtà mi piacciono tutti, sempre per lo stesso motivo: il mondo, i personaggi, l'atmosfera. E questo sottofondo inafferrabile che affiora in ciascuno di essi. Amo anche Hitchcock. La finestra sul cortile è un film che mi fa impazzire, in senso buono, ovviamente. È tutto così intimo, c'è James Stewart in una stanza da paura, e le persone che vi entrano. Grace Kelly, per esempio, è Thelma Ritter. Che meraviglia! Sono tutti coinvolti in un mistero che si sta svelando proprio fuori dalla finestra. È pura magia. E chiunque veda il film riesce a percepirlo. È bello tornare a visitare quel luogo. Fellini. Durante le riprese di uno spot pubblicitario a Roma, nella mia troupe c'erano due uomini che in passato avevano lavorato con Fellini. Il regista era ricoverato in un ospedale dell'Italia del Nord, ma venimmo a sapere che lo avrebbero trasferito qui a Roma. Così chiesi loro, che ne dite, non potremmo fargli visita per un saluto? Mi risposero, sì, cercheremo di organizzare un incontro. Il primo tentativo, un giovedì sera, andò a monte, ma il giorno successivo andammo a trovarlo. Erano circa le 6:30 di una serata estiva. Una serata calda, splendida. Entrammo in due in ospedale e ci accompagnarono nella stanza di Fellini. Lì c'era un altro uomo. Il mio amico lo conosceva, così si avvicinò per parlargli. Fellini mi fece accomodare. Era seduto su una piccola sedia a rotelle tra i due letti. Mi prese la mano e rimanemmo seduti a parlare per mezz'ora. Non penso di avergli fatto molte domande, lo ascoltai tantissimo e basta. Mi parlò dei vecchi tempi, di come andassero le cose. Raccontò alcune storie. Mi piaceva terribilmente stare seduto accanto a lui. Poi andammo via. Era venerdì sera. La domenica entrò in coma e non si risvegliò più. Kubrick. Stanley Kubrick è uno dei miei registi preferiti in assoluto. E proprio agli inizi della mia carriera ricevetti da lui una dimostrazione di stima che mi incoraggiò enormemente. Un giorno, lavorando alla realizzazione di The Elephant Man, mi trovavo in un corridoio di. Un giorno, lavorando alla realizzazione di The Elephant Man, mi trovavo in un corridoio dei Lee International Studios in Inghilterra. Uno dei produttori del film, Jonathan Sanger, mi presentò alcuni tizi che in quel periodo stavano lavorando con George Lucas e disse: "Hanno qualcosa da raccontarti." Risposi: "Va bene." "David, ieri ci trovavamo all'esterno degli Elstree Studios quando per caso abbiamo incontrato Kubrick. Durante la conversazione ci ha chiesto: "Ragazzi, perché stasera non fate un salto da me? Ci vediamo il mio film preferito." Loro avevano risposto: "Volentieri, fantastico." Erano andati a casa di Stanley Kubrick e avevano guardato insieme a lui Erased. In quel preciso istante sarei potuto morire di felicità. Mi piacciono tutti, proprio tutti, i film di Kubrick, ma forse il mio preferito è Lolita. Mi piace il mondo, tutto qui, i personaggi, l'interpretazione degli attori. In questo film James Mason è fenomenale, al di là di ogni immaginazione. Island Empire, l'impero della mente. Siamo come ragni, tessiamo la nostra vita e in essa ci muoviamo. Siamo come colui che sogna e vive nel proprio sogno. E questa è la realtà dell'universo intero. Upanishad. All'inizio non c'era nessun Island Empire, nulla. Incontrai casualmente Laura Dern per strada, venendo così a scoprire che era la mia nuova vicina di casa. Dopo
non la vedevo da tantissimo tempo. Disse: David, dobbiamo rimetterci a lavorare insieme. Le risposi: certamente, magari potrei scrivere qualcosa per te. Potremmo fare un esperimento da diffondere sul web. Lei acconsentì. Perfetto. Scrissi così 14 pagine di monologo e Laura le imparò tutte a memoria, per una ripresa di circa 70 minuti. La sua interpretazione fu semplicemente fenomenale. Non potevo distribuire quel materiale sul web perché era troppo ben fatto e mi faceva diventare pazzo, perché aveva fatto qualcosa che lasciava presagire altri segreti. Così ci pensai sopra. Venne a galla una nuova idea, un'idea che portò a un'altra scena. Non sapevo però che cosa diavolo fosse e non sembrava avere molto senso. Poi però arrivò un'altra idea per una nuova scena. Forse questa, la terza scena, si discostava molto dalle prime due, nonostante la seconda fosse già un bel passo in avanti rispetto alla prima. Un giorno ci stavamo preparando alle riprese di una scena intitolata La piccola casa, in cui recitavano Laura Dern e il mio amico Christoph Meikartz, un attore polacco. Christoph era giunto a Los Angeles direttamente dalla Polonia e la squadra della Carmen Image lo stava accompagnando a casa mia. Quando uscì dall'auto indossava un paio di occhiali da idiota e sorrideva indicandoli con il dito. Così mi feci l'idea che intendesse portarli anche durante le riprese e disse: «No, Christoph, toglili!» Lui rispose: «Ho bisogno di uno spunto, di qualcosa!» Andai quindi nel mio ufficio. Aprì l'armadietto e vidi un frammento di piastrella rotta, un sasso e una lampadina rossa molto trasparente, simile a quelle dell'albero di Natale. Tirai fuori i piccoli oggetti e lo misi di fronte a una scelta. «Prendine uno, Christoph!» Raccolse la lampadina. Misi via il resto. Non intendevo lasciargli anche gli altri. Gli diedi solo la lampadina. Così uscimmo diretti alla piccola casa e Christoph sbucò da dietro un albero tenendo in bocca la lampadina rossa. E fu così che girammo la scena. Da cosa nacque cosa? Avevo la netta sensazione che, ammettendo l'esistenza di un campo unificato, dovesse esserci un nesso fra una lampadina dell'albero di Natale e quest'uomo polacco comparso sulla scena, indossando un paio di occhiali bizzarri. È interessante capire come questi elementi privi di alcun rapporto tra loro vadano d'amore e d'accordo. Il cervello si mette in funzione. Come fanno ad essere in relazione elementi che sembrano così distanti? Il ragionamento fa apparire come per magia un terzo elemento che rende quasi coerenti i primi due. È una bella fatica capire come possa funzionare la coerenza nella diversità. L'oceano è la coerenza, l'unità, e in esso galleggiano gli elementi. Pensai, devono in qualche modo essere reciprocamente legati grazie al campo unificato. Non ci potrebbe essere neanche un frammento che non sia in relazione con il tutto. Ogni cosa fa parte di una totalità, lo sentivo. Quindi nutrivo la fiducia che sarebbe emersa una coerenza, che avrei capito il modo in cui tutti gli elementi fossero in relazione l'uno con l'altro. Solo a metà dell'opera vidi improvvisamente una specie di sovrastruttura che rendeva coerente tutto il resto, tutto ciò che c'era già. Quello fu un gran giorno. Sul serio, perché riuscii ad affermare con certezza che sarebbe diventato un lungometraggio. Il titolo. Un giorno, ancora ai primissimi stadi della lavorazione, parlando con Laura Dern, venni a sapere che il suo attuale marito, Ben Harper, proviene dall'Island Empire, la regione che circonda Los Angeles. Butto lì la cosa tra una chiacchiera e l'altra. Non so quando saltò fuori, ma dissi: ecco il titolo del film. A quell'epoca non ne sapevo ancora nulla del film. Volevo però intitolarlo Island Empire. I miei genitori hanno una casetta di legno in Montana. Un giorno, facendovi le pulizie, mio fratello trovò un album di ritagli dietro una cassettiera. Me lo spedì, perché era il mio piccolo album di ritagli risalente a quando avevo 5 anni e vivevo a Spokane, nello stato di Washington. Lo aprì.
La prima fotografia che avevo incollato era una veduta dall'alto di Spokane. Sotto c'era scritto Island Empire. Immaginai quindi di essere sulla strada giusta. Un nuovo metodo di lavoro. Lavorammo a Island Empire in modo completamente diverso. Il film venne girato tutto in digitale, quindi il grado di flessibilità e di controllo sulle riprese fu sorprendente. Oltretutto non avevo una sceneggiatura. Scrissi il film scena per scena, senza avere la minima idea di dove sarebbe andato a parare. Un bel rischio, ma avevo la sensazione che facendo tutto parte di un campo unificato, in qualche modo l'idea X si sarebbe collegata all'idea Y. Inoltre lavoravo con un'eccellente casa cinematografica, la francese Studio Canal, che aveva fiducia in me, così tanta da lasciarmi capire in che direzione muovermi. Il commento del regista. Nei DVD dei miei film non inserisco la traccia con i commenti del regista. So che gli extra piacciono, ma con tutte queste aggiunte sembra proprio che il film sia andato a farsi benedire. Dobbiamo salvaguardarlo. Dovrebbe esserci il film e basta. Lavori sodo per dare al film un certo aspetto, non lo si dovrebbe continuamente ritoccare. I commenti del regista aprono la strada alla possibilità che il pubblico cambi la propria interpretazione della cosa in assoluto più importante. Il film. Non sminuisco affatto l'importanza di raccontare gli aneddoti che circondano un film, ma commentarlo durante le riprese è un sacrilegio. Penso invece che bisognerebbe cercare di guardarlo tutto dall'inizio alla fine, possibilmente in un luogo tranquillo, su uno schermo il più grande possibile e con uno dei migliori impianti stereo in circolazione. Solo allora si può entrare in quel mondo e viverlo sulla propria pelle. La morte del cinema. Ho chiuso con il cinema inteso come mezzo espressivo. Secondo me il cinema è morto. Guarda le apparecchiature che si usano oggi in tutto il mondo per scattare fotografie. Inizierai a renderti conto di quello che accadrà in futuro. Amo girare filmati con le videocamere digitali, come faccio al momento. Avendo un sito web, ho iniziato a compiere piccoli esperimenti per il sito con le videocamere compatte, pensando in un primo momento che fossero semplicemente dei giocattoli e che non servissero molto. Invece, poco a poco, mi sono accorto che in realtà servono e come. Almeno per me è così. Hai un'autonomia di 40 minuti di ripresa, con messa a fuoco automatica. Sono leggerissime e puoi vedere subito ciò che hai appena girato. Per i film devi andare nel laboratorio di sviluppo e stampa e solo il giorno successivo puoi vedere le riprese. Invece con le videocamere digitali, appena hai finito puoi scaricare il girato sul computer e metterti subito al lavoro. Ed esiste un'infinità di software. Migliaia ne spuntano oggi e altri 10.000 ne spunteranno domani. Una rivoluzione che è avvenuta prima per l'audio. Chi non ha Pro Tool oggi? Usandolo puoi manipolare le tracce audio, regolarle alla perfezione in modo incredibilmente veloce. Ora sta succedendo lo stesso con i video. Sono strumenti che offrono un grandissimo controllo sul lavoro. Iniziai a pensarci su e a sperimentare. Provai diverse volte a riversare le riprese girate con la videocamera digitale da formato DV a pellicola, un'operazione tuttora necessaria per poterle proiettare al cinema. Anche se il filmato non sembra esattamente girato su pellicola, il risultato è di gran lunga migliore di quanto avessi mai immaginato. Quando entri nel mondo del digitale, fatto di attrezzature piccole e leggere come una piuma e dotate di messa a fuoco automatica, risulta troppo d'impaccio lavorare con la pellicola. Le cineprese da 35 mm iniziano a sembrarmi dinosauri. Sono enormi, pesano tonnellate e devi poterle trasportare. C'è una marea di cose da fare e tutto procede troppo lentamente. Usarle sottrae un sacco di possibilità. Con le telecamere digitali è tutto più leggero, hai maggiore flessibilità di movimento, tutto è molto più agevole. Puoi pensare
e su due piedi catturare subito le immagini. Gli attori poi devono immedesimarsi in un personaggio nel cuore di una scena e dopo 10 minuti sono costretti a fermarsi improvvisamente per far ricaricare le cineprese con un nuovo chassis, una necessità che spesso rovina l'atmosfera. Con le videocamere invece sei sempre in azione, puoi continuare a riprendere per 40 minuti, puoi cominciare a parlare con gli attori e intervenire per dare loro un input senza interrompere le riprese, o perfino provare con loro, anche se di solito mi metto a incasinare la colonna sonora, perché poi bisogna tagliare tutte le mie parole. Molte volte però parlo con gli attori durante le riprese e in questo modo riusciamo a penetrare sempre più a fondo nello spirito dell'idea. Videocamere digitali per giovani registi. Il mio consiglio è di sfruttare le opportunità offerte dalle videocamere digitali per fare ciò in cui credi veramente. Difendi sempre a testa alta le tue opinioni. Non fare nulla solo ed esclusivamente per accattivarti una casa di produzione o un potenziale finanziatore. Questa tattica pare rivelarsi sempre controproducente, lo dico per esperienza. È bello frequentare la scuola di cinema, lì puoi apprendere un sacco di nozioni teoriche, ma è con la pratica che si impara. Ora che i costi si sono abbassati, riesci tranquillamente a fare cinema con i tuoi mezzi. E non dimentichiamoci dei tantissimi festival del cinema a cui puoi partecipare per cercare di ricevere un aiuto in termini di distribuzione o di finanziamento in un secondo tempo.